Sta facendo molto discutere il libro di Nadia Toffa, una nota e giovane conduttrice televisiva che negli anni scorsi è stato colpito da una grave malattia, da un tumore, che tratta del modo in cui lei ha affrontato questa malattia, del modo vigoroso, forte, positivo con cui ha affrontato questo male. E in questo libro arriva persino a dire che lo ha ritenuto un dono. È stato ovviamente oggetto di discussione perché il personaggio è una donna giovane, nemmeno quarantenne, perché è una persona molto nota, essendo conduttrice di un programma televisivo di grande richiamo e soprattutto di grande richiamo per i più giovani. Chi ha condiviso questa sua posizione, questa sua battaglia, questo ottimismo, questa determinazione che ha messo nell'affrontare la malattia e chi invece ha fatto notare che forse quest'iperbole di arrivare a definire una grave malattia come un tumore, un dono un po' eccessivo e può risultare addirittura offensivo per chi da questo male è sconfitto o anche da chi lo affronta con alta determinazione, casomai con meno ottimismo e maggior cupo pessimismo, peraltro del tutto comprensibile. È un tema ovviamente intrigante, interessante per l'argomento in sé e per anche il modo con cui è stato poi discusso dai media. E vi invito ad affrontarlo con i vostri studenti che per biografia sono lontani, per fortuna, per loro fortuna, da questi problemi, anche se poi invece non sempre lo sono, perché talvolta colpisce anche qualcuno di loro, qualche loro coetaneo o sicuramente qualche loro parente. Allora, discutere di quello che una volta veniva chiamato il male incurabile e discutere del come affrontare la malattia, di come muoversi anche a livello psicologico davanti a questi problemi può essere molto interessante, potrebbero venire fuori storie familiari, amicali, racconti anche molto sofferti dai vostri studenti, ma poi anche chiedere a loro come giudicano questa posizione di questa conduttrice, se anche loro la ritengono esagerata o se la spiegano, se la giustificano. Insomma, le sfumature, come potete ben capire, sono tantissime. E ovviamente poi invito voi, i vostri studenti e tutti quanti a poter tornare su www.scuolachefarete.it per poterne parlare ancora e commentare. Il tema, come potete capire bene, è di grande attualità e di grande richiamo.